Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato, è qui sul tavolo, è fra le mie mani. E di cosa sto parlando? Di lui, dell'Apsan Zino Mini Pro. Questo drone super chiacchierato, il più chiacchierato forse in assoluto fra tutti i droni, soprattutto di chiacchiere negative, perché veramente Apsan ne ha combinate di ogni fino ad oggi, e probabilmente ne combinerà ancora riguardante questo Apsan Zino. Ne sono sicuro, perché Apsan è numero uno nel creare problemi e nel complicarsi la vita. Quindi ragazzi, finalmente, come vi ho detto, è qua. Adesso lo aprirò velocemente, non sarà un vero unboxing, perché comunque già si è visto in vari altri video, quindi sarà più un video dedicato alle prime impressioni a caldo, a un confronto diretto appunto a caldo con DJI Mini 2 e Fimi X8 Mini, che sono i suoi diretti concorrenti. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, perché è veramente ancora sigillato, vedete c'è ancora tutto lo scotch, non l'ho ancora aperto e non vedo l'ora di averlo fra le mie mani, perché come sapete comunque io l'ho criticato sempre tantissimo, anche all'inizio, già dalla prima presentazione, perché forse Apsan ha sì creato un buon prodotto, ma dichiarando cose forse oltre alle sue possibilità, cose che neanche DJI era arrivata a fare fino ad oggi. Quindi è un attimo dichiarare cose e non rispettarle, soprattutto non farle bene, e Apsan in questo è sempre stata maestra nel dichiarare tante cose e farle un po' così. Una cosa che ovviamente DJI non può permettersi, perché comunque DJI ha un nome, un marchio, e quando lancia un prodotto tutto quello che viene dato deve funzionare, deve funzionare bene, un po' come per Apple, per intenderci. Sono questi marchi leader che non possono permettersi di fare delle cose a metà, mentre un marchio come Apsan può permetterselo, ovviamente subendo poi le critiche a non finire dei consumatori. Quindi subito un'apertura super veloce con taglierino. Eccolo qua, l'Apsan Zino Mini Pro. Questa è la versione a 64 giga, l'ho presa su Banggood, quindi mi è arrivata direttamente da Banggood, non da Apsan, ed è costato circa 390 euro, con i coupon sconto appunto che avevo anche linkato nel mio Telegram offerte. Quindi un prezzo sicuramente accettabile per le caratteristiche dichiarate di questo drone, anzi se le caratteristiche fossero reali il prezzo di 390 euro è davvero un ottimo prezzo. Però il suo prezzo reale, se lo andate ad acquistare nel sito Apsan, è 550 euro, e quindi inizia già a diventare un prezzo non molto competitivo rispetto al DJI Mini 2, che comunque è un drone sì con caratteristiche sulla carta inferiore a lui, ma un marchio, un prodotto consolidato, il re incontrastato dei droni da 249 grammi. Quindi questa è la versione a 64 giga, come vi ho detto, perché comunque non ho voluto investire tanti soldi, perché non penso che sia il drone che diventerà il mio drone di utilizzo quotidiano quando vado a fare delle riprese in posti bellissimi e via dicendo, cioè non sarà lui il mio drone sotto i 249 grammi definitivo. Penso che rimanga sempre il Mini 2, questo è il mio pensiero ad oggi, poi magari cambierò idea e comunque mi terrò il mio a 64 giga, che mi va comunque benissimo. Quindi andiamo ad aprirlo, perché come vedete è ancora sigillata la pellicola protettiva trasparente, e andiamo ad aprirla. Ecco qua subito il drone, lo vediamo già qua. Qua abbiamo il radiocomando, ovviamente non sto a farvi un unboxing di tutto quello che c'è all'interno, perché tanto l'avete già sicuramente visto. Andiamo subito, diciamo, alla parte interessante, cioè il radiocomando e il drone. Allora, il drone è qua, vado a spostare la scatola, in questo momento non mi serve. E finalmente eccolo qua, l'Apsan Zino Mini Pro. Vado a sbloccare le eliche dai cartoncini protettivi che non fanno muovere le eliche, perché qua non abbiamo come con DJI questo accessorio, che sicuramente diventa interessante e molto utile per questi droni che hanno queste eliche molto delicate, che comunque tendono a girare e andare comunque magari nella borsa a stortarsi o a squilibrarsi. Quindi sicuramente l'idea di DJI è una cosa molto intelligente. Poi qua andiamo a togliere un'altra pellicola di cartone blocca bracci e blocca eliche, vado subito ad aprirlo. Allora,
Il comparto tecnico è imbarazzante, nel senso imbarazzante in maniera positiva, perché comunque è un comparto tecnico di tutto rispetto. Abbiamo l'optical flow, due sensori ad infrarossi, praticamente come abbiamo con il DJI, vedete i due sensori più l'optical flow, ma qua abbiamo un accessorio in più, abbiamo anche il LED che va ad illuminare il punto di atterraggio nel caso ci fosse poca luce, quindi una cosa veramente interessante, praticamente quella che abbiamo anche sui DJI Air 2 o 2S o i Mavic Pro di seconda generazione. Poi andiamo ad analizzare ancora il drone, vado a sbloccare quello che è il gimbal, quindi vado a togliere la copertura, ben fatta devo dire, la copertura bella, si sgancia bene. Andiamo a togliere la pellicolina alla videocamera. Allora, il drone è bello, le plastiche direi che non sono niente male, direi che sono molto simili a quelle di DJI, per intenderci, sono quasi sullo stesso livello, forse un gradino sotto, comunque niente a che fare con le plastiche dei soliti Zero che abbiamo già visto. Adesso vado a prendere anche il Filmic 8 Mini, che comunque ha delle plastiche discrete, però sicuramente forse l'X8 Mini è quello con le plastiche sembrano un pochino più scadenti, ma nessuno dei tre ha delle plasticacce, direi, secondo me tutti su un buon livello di qualità di materiale di plastica. Qua abbiamo i sensori, come sapete lui è il sensore anticollisione anteriore e posteriore, quello che manca sia al Mini 2 e che manca anche al Film X8 Mini. Qua invece abbiamo questo adesivo giallo con scritto warning, perché perché qua sotto c'è una fessura dove ci sarebbe dovuto essere lo slot per la micro SD, poi non so per che motivo, se per peso o per qualsiasi altro motivo di Apsan ha deciso di non mettere lo slot della micro SD ma di mettere una memoria fissa, quindi all'acquisto appunto dovremo decidere di che taglio vogliamo la memoria, se da 64 o a 128 GB. Poi qua il gimbal, che secondo me è un buon gimbal, adesso lo confrontiamo velocemente con gli altri due. Allora, vediamoli, vediamo questi gimbal. Allora, anche il gimbal è fatto bene, secondo me anche la plastica non è la solita plasticaccia dei gimbal che si vedevano sugli Zino precedenti, DJI forse qualcosina di più, però no, siamo lì, ma anche secondo me quello del Film X8 Mini è di buon livello. A livello di gimbal, ragazzi, direi che siamo sullo stesso livello come materiale, come costruzione ad impatto visivo, ovviamente vi sto parlando. Ah, volevo farvi vedere che anche il Film X8 Mini ha l'optical flow e i due sensori ad infrarossi. Poi andiamo ad accantonare ancora gli altri due droni. C'è tutta questa parte in rilievo che ovviamente negli altri droni non abbiamo. Adesso vi faccio vedere anche il Mini. Cioè loro tendono ad avere, vedete, sotto abbiamo tutta questa parte dei sensori in rilievo, mentre con DJI abbiamo tutto piatto su uno stesso livello, e stessa cosa per il Film X8 Mini, tutto piatto sullo stesso livello. Mentre loro hanno fatto questa cosa con un doppio gradino, secondo me anche per raffreddare meglio, perché comunque questo drone scalda tantissimo, perché comunque il comparto tecnico deve lavorare tanto per i sensori, per la qualità video, per tutte queste cose, e scalda tantissimo. Probabilmente questo sistema è anche per cercare di tenerlo più raffreddato, infatti vedete che è tutto alettato per dissipare il calore, perché ovviamente per rimanere sotto i 250 grammi è impossibile montarci una ventola di raffreddamento, altrimenti si sarebbe usciti di peso. Loro sicuramente hanno già fatto un lavoro incredibile nel fare un drone con i sensori, con addirittura la luce per illuminare, quindi questa luce LED per illuminare il punto di atterraggio. Cioè loro hanno già fatto un lavoro incredibile nel mettere questo comparto tecnico e rimanere sotto i 250 grammi, anche perché se pensiamo, ragazzi, facciamo un confronto veloce, la batteria di questo drone è una batteria agli ioni di litio da 2400 mAh, cioè la stessa batteria, per intenderci, sia come tipo, cioè agli ioni di litio, che come capacità di quella del Film X8 Mini. Cioè queste due batterie sono paradossalmente quasi identiche, o meglio sono identiche, dovrebbero pesare anche più o meno uguali. Vediamo subito il peso,
Allora, quella del Apsan Zino Mini Pro pesa 100,6 grammi. Quella del film X8 Mini pesa 100,7 grammi. Praticamente è lo stesso identico peso. Ma cosa cambia? Che Apsan è riuscita a darci un drone con una batteria da 100 grammi, con il sensore anticollisione, con un comparto tecnico video incredibile sulla carta, quindi un drone davvero importante, quindi con anche un'autonomia di 40 minuti sfruttando queste batterie e rimanendo sotto i 250 grammi. Mentre il Fimi X8 Mini con queste batterie, cioè quelle standard che venivano date con le prime versioni del drone, come quella che ho io, con queste batterie il drone va oltre i 250 grammi. Ci va per pochi grammi, mi sembra 6 grammi se non sbaglio, però sono quelli che non lo fanno rientrare nei 249 grammi. Quindi con le stesse batterie Apsan è riuscita a rimanere sotto al peso e avere anche più minuti di autonomia, perché il Fimi X8 Mini viene dato con queste batterie da 2400 mAh come quelle del Apsan Mini Pro agli ioni di litio per circa 31 minuti di volo, quelli dichiarati, mentre Apsan dichiara 40 minuti di volo. Quindi come minuti dichiarati c'è già tanta differenza. Ma la cosa più importante è che Apsan con queste batterie rimane sotto i 250 grammi, mentre il Fimi X8 Mini no, quindi Fimi non è riuscita. E non so se non c'è riuscita volontariamente o perché non c'è riuscita a livello proprio pratico, perché poi ha dovuto creare delle altre batterie che dovrebbero arrivarmi a giorni, quindi fra pochi giorni mi arriveranno. Sono le batterie Pro, che non sono più agli ioni di litio come quelle del Apsan Zino Mini Pro, ma saranno delle batterie a lipo come quelle delle DJI Mini 2. Quindi cambia la filosofia, si passa dalle batterie a lipo, che avranno un peso minore, quindi andranno a garantire al drone un peso totale sotto ai 250 grammi, cioè un peso di 249 grammi, e a livello di autonomia si va a perdere circa, mi sembra, 1 minuto, 2 minuti, adesso non mi ricordo, con le batterie diciamo più leggere. Però la cosa veramente da ammirare di Apsan è davvero tanta roba, è comunque aver creato questo drone con questo comparto tecnico così completo e con delle batterie agli ioni di litio da 2400 mAh, quindi importanti, che danno un'autonomia a livello di minutaggio davvero incredibile, e rimanere sotto al peso, cosa che Fimi non è riuscita a fare. Poi ovviamente queste sono le mie considerazioni. Una cosa che volevo anche guardare è il radiocomando. Il radiocomando è simile a quello dello Zino 1, per intenderci. Qua invece abbiamo qualcosa di diverso sicuramente, sia per quanto riguarda i joystick, anche il comportamento delle molle, la corsa, mi sembra davvero tutto migliorato. Qua abbiamo le due antenne molto importanti, belle cicciotte. E un'altra differenza che hanno questi droni fra di loro è il segnale del ritorno video. Qua abbiamo un sistema proprietario, quindi non un wifi classico, quindi un wifi diciamo più performante, si chiama SyncLISE 3, quindi una versione evoluta della precedente, che era la versione 2, che dovrebbe garantire in FCC 10 km, mi sembra 6 in CE, qualcosa del genere, con un ritorno video a 1080 30 fps a 20 megabit per secondo. Mentre per DJI abbiamo l'Hocus-Sync. Sicuramente una trasmissione davvero incredibile per quanto riguarda i DJI Mini Pro, quindi una qualità maggiore dal punto di vista della definizione, mentre qua abbiamo anche qua un sistema proprietario che però in teoria dovrebbe essere inferiore agli altri due, secondo me, per quello che ho potuto vedere io, a meno rispetto a DJI sicuramente, staremo a vedere rispetto ad Apsan, però un sistema di comunicazione un pochino meno performante. Ottimo, rimane comunque un segnale ottimo, però secondo me un pochino meno performante rispetto a DJI, poi rispetto ad Apsan vedremo. Qua abbiamo un ritorno video a 5,8 GHz, cioè praticamente lo stesso ritorno video che abbiamo anche sul Fimi X8 Mini, mentre con il DJI Mini 2 abbiamo un ritorno video che può cambiare in base alle esigenze. Questo è davvero un plus in più per DJI, avere la doppia frequenza. Qua abbiamo sia la frequenza 5,8 che a 2,4, e in base all'esigenza e a quello che è la situazione delle interferenze, di quello che dobbiamo fare, possiamo switchare noi in manuale o farlo switchare a lui in automatico in base a come rileva diciamo la possibilità di utilizzo delle frequenze. Mentre con questi due droni abbiamo solo la possibilità 5,8, e non è una cosa da sottovalutare. Secondo me la doppia frequenza è una cosa sicuramente che dà un qualcosina in più in tante situazioni. E anche il GPS è diverso, perché sia per Apsan che per Fimi abbiamo il GPS e il GLONASS, mentre per
il Mini 2 abbiamo il GPS, il GLONASS e il Galileo, quindi maggiore possibilità di aggancio di satelliti, quindi più precisione in volo, più precisione nel return to home, teoria qualcosina in più. Poi in realtà anche FIMI non sbaglia, il return to home è super preciso, chi ha visto le mie recensioni, lui fa il ritorno precisissimo a casa. Lui staremo a vedere. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi poi è il bitrate. Allora, cos'è il bitrate? È la quantità di dati che arriva all'interno di un video, quindi più si ha bitrate, più la qualità video sarà migliore. Quindi potrebbe essere un 4K con un bitrate scadente, quindi sarebbe un video comunque scarso anche se in 4K, o avere un 4K con un bitrate alto, quindi questa definizione sarà veramente incredibile, perché arrivano molti più dati e quindi quello che viene visto dal sensore, dalla videocamera, viene trasmesso con più dati, quindi con più dettaglio, con una qualità superiore. Per quanto riguarda l'app Sanzino c'è veramente un salto in avanti. Perché? Perché l'app Sanzino viene dato per 100 megabit per secondo fino a 200, cioè una cosa incredibile, perché se pensiamo che lui, il DJI FPV, che ha una qualità pazzesca, arriva a 120 megabit per secondo ed ha una qualità incredibile, mentre Zino appunto viene dato addirittura fino a 200. Staremo a vedere, però poi sono anche da gestire dal punto di vista, perché più bitrate si ha e più diventa difficile anche stabilizzarlo, quindi non è semplicissimo, e poi bisogna vedere appunto anche che qualità ha. Quindi ragazzi, questo era solo un video di presentazione per farvi vedere che presto vedremo le prove di questo Hub Sanzino Mini Pro, ed era solo un impatto a caldo di quello che ho visto, e sono rimasto contentissimo perché non sembra neanche un prodotto Hubsan, ve lo dico, sembra un prodotto veramente alla DJI come qualità e via dicendo, niente da dire. C'è stato un notevole passo in avanti per questa cosa delle batterie che pesano come quelle del Fimix 8 Mini, ma loro sono rimasti sotto al peso aggiungendo pure più roba al drone, quindi Hubsan ha fatto davvero un lavoro pazzesco da questo punto di vista, però bisogna vedere poi come le cose dichiarate a livello proprio tecnico di quello che fa il drone, bisogna vedere come le fa e se le fa, innanzitutto se le fa e poi come le fa, perché alcune cose vabbè potrebbe non farle in futuro con i vari aggiornamenti, e certe cose invece farle magari con i vari aggiornamenti ma farle male, quello che invece ovviamente DJI non fa, perché tutto quello che fa lo fa da Dio. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato queste anteprime, queste mie prime considerazioni, queste mie prime comparazioni con i suoi diretti rivali per quanto riguarda l'app Sanzino Mini Pro vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, stampe 3D, voli in FPV, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!